Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo sarà un try on haul. Sì, sono troppo gasata perché oggi faremo un video haul, quindi adoro. E vedrete anche di ogni singolo capo la clip come sta indosso, così voi potete regolarvi in base a come sono io, così vi potete fare un'idea. Infatti io preferisco sempre i try on haul perché in base alla ragazza riesco a riesco a capire se quel capo può stare bene a me oppure non mi può star bene. Io inizierei dalla prima tappa in cui sono stata. Veramente sono andata di domenica, quindi proprio relax, io e la mia solita sorella che viene sempre con me a fare shopping. Sono andata proprio con il pensiero di svagarmi, di acquistare un bel po' di cose. Infatti non ho trovato tantissimo perché alla fine sono sempre le stesse cose, i negozi hanno sempre molto più cose sportive che più per uscire, più particolari, però io alla fine ho trovato qualcosa. Allora, la mia prima tappa è stata da Alcott. E da Alcott ho preso veramente una chicca. Sì, ma andremo tipo fuori fuoco. Allora, è questo maglioncino, però non è bianco, è tipo un bianco grigio sporco. Eccolo qui, ha questo choker e poi ha tutto, guardate qua, tipo a costine. Bello bello con i laccetti, no, non è a costine, non mi ricordo come si chiama questo coso così, io. Comunque ha questo scollo a V che non è volgare perché non si vede niente, perché arriva qui, io. Quindi davvero molto sexy ma allo stesso tempo sempre nella norma. Ecco qui, è fatto bucherellato così, io. È fatto davvero bene, scende con il polsino, è bellissima. Questa qui è una XS e l'ho pagata 15 euro. Davvero tanto. L'abbinamento era con il pantalone di pelle, ho misurato anche il pantalone di pelle ma non mi piaceva tanto come mi stava, poi se dovevo spendere 20 euro così no. E quindi con Alcott abbiamo terminato. Alcott era andata principalmente perché quando andai a Napoli, perché ha visto il vlog, sono entrata da Alcott e c'era davvero un vestitino troppo bello, veramente bello, però non l'ho preso lì, ho detto vabbè, sempre lo trovo dall'Alcott che sta vicino a casa mia e non l'ho trovato, quindi sono un po' amareggiata perché era bellissimo. Poi sono andata da Bay, che è un negozietto che sta in questo centro commerciale, da notare la busta in pandan ed ho preso finalmente, sto cercando perché mi conosce da mesi, vi parlo prima dell'estate, una borsa nera, però sinceramente non volevo spendere tantissimo ed ho trovato questa borsa. Così è molto semplice, come mi piacciono a me, a spalla belle grandi con questi dettagli in oro, è fatta bene dentro, c'è la cerniera. Infatti per chi ha visto anche sempre i miei video, è simile a quella borsa che tengo in grigia, all'interno è così, abbiamo le tasche, semplice. Ero indecisa se prendere questa o quella così, ma rompiamo tutto, o quella in velluto. Però sinceramente quella in velluto non mi faceva tanto impazzire, era troppo grande. E questa qui io l'ho pagata 7,99 euro. Quindi sinceramente io quella là con la M l'ho pagata 5 euro, quindi questa per 3 euro in più andava più che bene. E quindi l'ho presa subitissimo, appena l'ho vista, era l'ultimo, ho fatto tu vieni a casa con me, grazie. Poi sicuramente vedrete un cambio di scena perché oggi scenderò comunque nel mio paesino perché ho visto tantissime cose belline, quindi penso di acquistare qualche altra cosa, e essendo che uno di questi negozi rivende anche online ve lo metto qui io, e quindi se acquisterò qualcosa vedrete la parte successiva, quindi mi vedrete anche diverso look, quindi tendo, ve lo dico prima. Quindi l'ultimo shopping, o l'ultimo o il penultimo, dipende se oggi acquisterò qualcosa, sono stata da Stradivarius. Infatti il sacchetto è enorme,
perché ho trovato delle chicche, veramente chicche, chicche, chicche. Ho preso cose un pochino più particolari. Mi serviva un pantalone nero, però lo volevo un po' boyfriend, un po', come sapete, a me i pantaloni che sono boyfriend mi vanno normali. Io non l'ho capito perché, ma mi vanno normali. Tipo a mia sorella gli vanno proprio un modello boyfriend bello largo in vita, cioè stretto in vita e largo sotto, tutto. A me no, a me fa l'effetto contrario. Allora, poi ho il brutto che tengo sotto grande e la vita è più piccola. Quindi i pantaloni sotto mi stanno bene e in vita mi vanno un po' larghi. Quindi per me è un macello, veramente un casino trovare i pantaloni. Ho trovato questo pantalone che non è proprio nero, è tipo un grigio nero. Veramente me l'ha preso mia sorella perché io stavo tutta arrabbiata, basta, non trovo un pantalone. Ho detto, misurati questo, e veramente non vedo l'ora di mettermelo. È fatto così, ed ha la gamba larga, infatti ho fatto un risvoltino, come vedete. È così, è simile a quello là che tengo io di Bershka, color bluetto. E questo qui è una taglia 36, quindi una 40 italiana, e l'ho pagato 19,99 euro. Bello bello, fatto così si stringe in vita, bello. Cioè io ho innamoratissima di questo pantalone. Infatti mo vi faccio vedere un paio di abbinamenti che poi indosso vedrete. Mi metto la maglietta qua perché è un macello. Poi ho preso, perché mi conosce sa, perciò rido. Io l'ultima volta avevo preso quella leopardata, potevo prendere la maglietta leopardata e non la maglietta pitonata? No. E quindi eccola qui, ho preso anche questa maglietta pitonata che è molto bella ed è quel materiale leggero però che con una magliettina sotto a maniche lunghe nera vi fa stare bene per tutta la serata. Eccola qui, no, è fatta proprio bene bene bene. Ed è questa qui, è una taglia S, l'ho pagata a 7,99 euro. Me la misuro e mi sta da Dio. Ce lo so, questo è un po' di egocentrismo, ma non fa niente. Poi, quest'anno sono un po' in fissa con le maglie, sì, è un controsenso perché in questo video è una maglietta nera, però quest'anno non voglio le magliette sopra nere. Sì, ma mi uccidete e chiudete il video, però per chi mi conosce lo sa, non mi piacciono e quindi guardate un po' che colore ho preso. Adoro! È tipo questo. Mi viene in mente un color tipo rame, quei colori antichi, non lo so definire questo colore, tipo rosso però aranciato, terra, comunque questo colore qui però è un pochino più scuro ed è questo maglioncino a costine, eccolo qui, oh, marò, è bellissimo, e questo qui l'ho pagato 12,99 euro ed ho preso una S. La prendo sempre una S o una XS, eccola qui, mamma mia è stupenda, cioè pensate con questo pantalone nero, questa, una bel cinturone in vita, un bel cardigan, adoro. Poi passiamo agli ultimi due pezzi, andiamo con questa. Ho preso questa maglietta, cioè solo il colore. Cioè dai, è bellissima, fa tipo le spalle belle grandi, cioè quindi adoro. Sì, sono troppo casata stamattina. Infatti come vedete ha la manica un pochino più larga e poi ha il polsino. Poi ha questo tipo cerchio con la scritta in rilievo. Poi questo rosa, tipo rosa antico però scuro, cioè è bellissimo. E questa qui io l'ho pagata a 12,99 euro.
pantalone questo qua nero, una bomba, sì, potete capire da questo video che sono molto gasata dei miei acquisti, sono veramente contenta. Poi, ultimo pezzo, ho preso questa minigonna, che questa è il davanti, che è bella aderente, non capirete niente così, ok? Ha tipo queste finte tasche. Io mi trovo davvero, davvero bene con le gonne di Stradivarius. Avevo un'altra gonna con l'intreccio, però l'ho dato a mia sorella perché era una M, quindi a me non sta più, mi andava troppo larga in vita. Sotto mi andava bene, però in vita mi andava troppo larga e quindi si vedeva, non potevo indossarla. Quindi lei l'ha presa volentieri e io l'ho riacquistata. Infatti questa qui fa, la vedete voi indossate e mi direte, è davvero bene, bella. Ho preso una S e l'ho pagata a 9,90 euro. Quindi, sinceramente, per queste gonne sono fatte bene. Vestono da Dio, conviene. Con la seconda parte del video, allora mi scuso, ma sono davvero sfatta. Ma sono le 4 e veramente questi sono, guardate i capelli come ce l'ho, infatti sono veramente i 5 minuti che mi sono racchiusa in questa giornata per farvi vedere cosa ho acquistato. Stamattina sono scesa un po' nel mio paesuccio e ho preso davvero delle cose molto belle da un negozio che io ve lo lascio già anche giù nell'info box, che è che mi metto a una pagina Instagram, quindi fa anche spedizioni. Per questo motivo vi posso dire il nome. Allora, la nostra bellissima busta rossa. Di questi qui non vedrete i capi indossati proprio perché domani, che è 24, oggi è 23, domani è 24, deve uscire il video, quindi oggi devo fare tutto. Tengo un po' la panza gonfia perché ho appena finito di mangiare. Sì, stanno iniziando un po' le abbuffate natalizie, ma domani si va in palestra, quindi ok. E quindi non vedete i capi indossati, ma mi raccomando, seguitemi su 21 Buttons. Quindi mi raccomando. Allora, la prima cosa che ho comprato è questo maglioncione, ok? Questo maglione rosso, bellissimo. È così, come lo vedete, che ha il collo lungo, che si fa così, oh. Poi finisce corto ed ha le maniche un pochino più larghe. Sono come mai po' qua i polsini, sono i maglioncini che si portano quest'anno e l'ho pagato 9,99 euro. Eccolo qui, no, è fatto davvero bene, bene, poi è bello caldo, quindi adoro. Sì, la maglietta che vedete indosso è questa qui del video haul che starete vedendo, anzi che avete già visto. Poi, sembro una pazza in questo video, ma ok. Poi, ho comprato questo vestito stupendo. Allora, è fatto così, a costine, fatto a costine, bellissimo, è davvero caldo, anche questo l'ho pagato 10 euro e ha il collo così, oh. Infatti io vi avevo detto che mi piaceva questo vestito, simile così come ve l'ho descritto da Alcott, però Alcott non ce l'aveva e quindi l'ho preso in questo negozio, che è così, con le maniche, e finisce corto, arriva prima del ginocchio, è fatto davvero bene. Poi lo vedete indosso, è un grigio, stava sia nero che grigio, l'ho preso grigio e anche questo l'ho pagato 10 euro. Poi, come ultimo capo, ho preso questo body, cioè è fenomenale questo body. Allora, anche questo l'ho pagato 10 euro, questa è taglia SM, infatti se c'era anche una XS è meglio, però se io lo voglio sfruttare anche in questo periodo con semplicemente un altro toppino color carne va benissimo perché è un pochino trasparente, vedete? Mi vedete anche a me? Ed è così, oh. Tipo rosa carne, rosa carne. Con tutti questi inserti, così decorazione col nero, tipo vellutino. Sotto finisce così con le ciappette, eccole qui. E
è fatto davvero bene anche questo, 10 euro, quindi con 30 euro mi sono portata a casa un maglione, un body e un vestitino. Io perciò adoro questi negozi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao!